Ciao, Bettis.it è un po' l'amore ai tempi del Cold War, questo ultimo film di Pavel Pavlikovsky. Mi sono anche messo il maglioncino a collo alto, non per sembrare lo scamarcio del testimone invisibile, ma per darmi un tono come critico cinematografico, perché questa è un po' la proposta art house della settimana. Pavel Pavlikovsky lo conosciamo, era il bianco e nero ascetico e dreyeriano, quello di Ida, premio Oscar per miglior film straniero, ma io mi ricordo Last Resort, tutta sta nebbia in Inghilterra, e poi si intravedeva Paddy Considine, e poi mi ricordo invece la luce calda e fatale di Emily Blunt, non Mary Poppins, ma Emily Blunt vera in My Summer of Love, e quindi è un regista che mi piace da morire. Che buffo che è sto film! È un po' anche un La La Poland, perché è una storia d'amore contrastata tra musicisti, tra artisti che sono un po' i genitori di Pavel, a cui Pavel dedica il film. Lui è trionfatore agli European Film Awards con questo Cold War. È cortissimo, è super sexy, è anche molto molto cool, e quindi di nuovo come Xavier Dolan, come Lanthimos, ma che bravi questi registi art house che hanno un occhio. L'Ostlund di The Square hanno un occhio ai cinecomic, hanno un occhio al cinema d'animazione, hanno un occhio al cinema pop, e non male. E infatti, eccoci qua. È un bianco e nero, ma è un bianco e nero molto più mondano, molto più concreto, molto più Cold War, molto più Cortina di Ferro, molto più pianeta Terra, anno 1949 fino a 1964. Quindi non immaginatevi il bianco e nero di Ida, ascetico e dreyeriano. No, immaginatevi un bianco e nero più La Notte di Antonioni. Film che mi ha ricordato moltissimo, anche perché lei è un po' sembra una Jean, lei è un po' un misto di Jean Moreau e Marilyn Monroe. Lei è Zula! Zula, Joanna Kulig, fighissima, bellissima, fatale, mamma mia, e lui è stupendo, Victor, Tomasz Kot. Insomma, i due si incontrano, Victor e Zula si incontrano in una Polonia del 1949. Siamo in un furgone, siamo dentro le traduzioni, dentro le tradizioni folcloristiche musicali della Polonia. Siamo, Victor soprattutto, un'elite della città di Varsavia, che nel dopoguerra, la guerra è finita, va a capire come enfatizzare le tradizioni folcloristiche, la musica folk delle campagne. È lì che lui trova chi? Zula, questa donna che ha un mistero, questa donna che ha un dolore, questa donna che c'ha un coltello, questa donna che c'ha forse anche una violenza dentro il suo viso. Victor se ne accorge, Victor si arrapa, Victor si innamora, Victor con lei è anche un po' a Star is Born, ma in Polonia. Victor, che è un bravissimo pianista ed è anche un direttore d'orchestra, va verso questa ragazza, la fa cantare, fammi sentì, fa un po' il Bradley Cooper e è calla. Allora poi il film è girato a 1:37:1, quindi è una sorta di 4 terzi anche. È un film quindi molto classico, che va a una ratio classica, a un formato classico. Anche questo è bello da vedere. Bianco e nero, diversissimo da Ida, molto più. Vi ripeto, molto più prosaico quasi. Perché? Perché avremo a che fare con città, nazioni, Cortina di Ferro, comunismo, capitalismo, Europa divisa in due, stai di là o stai di qua? Appunto, Cortina di Ferro, vacanze, è una sorta di vacanze di Natale a Cortina di Ferro, anche se lo volete vedere in questo senso. Ed è bello che esca a Natale. Ed è anche un po' un La La Poland, perché voi direte, ma gli artisti insieme, boh, sti due sono fighissimi, sono molto belli gli attori. E Pavlikovsky fa, in una grande sintesi, con una grande capacità sintetica, ovviamente il montatore ha vinto uno dei tanti European Film Award, ne ha vinti una marea al film, ha vinto miglior film, e verrà, ed è già entrato nella shortlist, secondo me entra sicuro anche nei 5 dell'Oscar, ma perde per via di un altro bianco e nero. Roma! Vabbè, ma questo è un altro discorso. Invece qua siamo a Varsavia o anche Parigi, e andremo anche in Jugoslavia. Partiamo nel 1949, continuiamo a viaggiare, perché non vi voglio dire niente, fino al 1964. Zula e Victor ce la faranno? Riusciranno a volersi bene? Lui
Ci sarà un po' di jazz, ecco perché è un po' un La La Poland. Ci sarà anche un po' di tradimento. Ci sarà anche un po' di problema legato all'esilio. Ci sarà anche un po' un problema legato a io ti amavo in un posto. Vi capiterà, ci capita nella vita, ragazzi. Io ti amavo in un posto, adesso in quest'altro posto tu sei diverso. Noi cambiamo. Noi cambiamo se ci spostiamo. Noi cambiamo quando ci spostiamo e se l'amore si sposta insieme a noi, che ci spostiamo di paese in paese, in dei momenti, amici miei, politici e storici del Novecento in cui spostarsi significava rivoluzionare completamente la tua testa, la tua vita, ebbè, dobbiamo capire questi ragazzi che sono nati in un dopoguerra, da una parte della cortina di ferro e poi... provano ad attraversare, ma attraversarsi nell'amore è un conto, attraversarsi nella politica è un altro, e in mezzo c'è anche la musica. Cold War, Pavel Pavlikovsky. Pavel, sai che c'è? Hai fatto un film molto, molto commerciale all'interno del concetto Art House. La prima parte è magica, poi un po' il film, secondo me, cala, ma devo dire che lo chiude molto bene e fa un film anche molto astuto di questa capacità dei Dolan, dei Lanthimos, degli Ostlund, di capire che il cinema d'autore non è una palla micidiale, ma anzi può essere molto divertente e sexy e glamour. Lo sono anche Joanna e Tomasz, che sono, devo dire, bellissimi e stanno in scena per quasi tutto il film, ed è un piacere osservare i loro corpi e pensare alle loro anime in pena. Cold War, Pavel Pavlikovsky. Ciao, Bethesda.